Riduzione delle tariffe per la Sicilia. Approvato un emendamento. Si dimette il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Al via la sagra a Ribera. Calcio e pallavolo nella pagina sportiva. Benvenuti su TVA Notizie, apertura dedicata al costo dei biglietti aerei con la novità di un emendamento. Finalmente pare si voglia fare sul serio per agevolare gli utenti. Vediamo. Nelle ultime settimane TVA ha ampiamente affrontato il problema del caro aerei per la Sicilia, un problema piuttosto serio e dolente per le famiglie. Ebbene, adesso pare che uno spiraglio sia possibile per la riduzione delle tariffe. C'è infatti l'approvazione di un emendamento sulla continuità territoriale in Sicilia. Per il primo anno, dice Davide Faraone di Italia Viva, saranno riconosciute tariffe sociali per le persone con disabilità, lavoratori e studenti. Nel frattempo si terrà una gara fra i vettori aerei e dal secondo anno ci sarà un sensibile abbattimento delle tariffe per tutti. Una vittoria storica che dedichiamo a tutti i siciliani, commenta Faraone, firmatario dell'emendamento con Valeria Sudano e Matteo Renzi. Snellimento delle procedure e piattaforma sismica. Si è discusso di questo nella sessione pomeridiana del convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento. Vediamo il servizio di Arturo Cantella. Ha avuto un ottimo riscontro il convegno organizzato sulle norme tecniche 2018 Sblocca Cantieri e Sisma Bonus, una straordinaria partecipazione che ha visto relatori di grande prestigio, organizzato per la prima volta dall'Ordine degli Architetti e dal Genio Civile di Agrigento in collaborazione con l'Assessorato Regionale Infrastruttura del Dipartimento Tecnico e Regionale, con l'altro patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha attratto tanti addetti ai lavori e liberi professionisti, con le relazioni di esponenti del comparto. Nel pomeriggio la seconda sessione è stata dedicata in particolare alle spiegazioni tecniche della piattaforma con prove pratiche e simulazioni. Un convegno molto partecipato, abbiamo preso parte io nella qualità di dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, perché abbiamo voluto spiegare quali sono le procedure, le nuove procedure che riguardano il deposito e le autorizzazioni dei calcoli delle strutture presso l'Ufficio del Genio Civile a seguito del DDG 189 del 2019. Io personalmente mi sono soffermato a spiegare il grado di sismicità dell'intera provincia di Agrigento, le divisioni che ci sono, le procedure che si devono adottare, quando è necessaria l'autorizzazione, quando è necessario soltanto il deposito, e poi abbiamo fatto le raccomandazioni a tutti i tecnici, invitandoli, specie nei casi in cui è necessario soltanto il deposito, ad essere molto attenti nelle procedure, anche nel digitale e introitare gli elaborati nella piattaforma sismica. Ecco, anche voi come Genio Civile avete dato numerosi consigli, addirittura si è parlato anche della piattaforma su come presentare la progettistica. Sì, io ne ho parlato per una parte, per ora ci sarà un maggiore approfondimento da parte dell'avvocato Parlavecchio, che si è occupato proprio di implementare questa piattaforma e spiegherà in dettaglio come fare. Poi ci saranno anche dei casi pratici che saranno riportati a tutti coloro che intervengono per meglio, insomma, fare funzionare l'intero sistema. Oggi con lo sblocca cantieri e col DDG soprattutto 189 i professionisti avranno la possibilità di depositare già da casa il progetto, di avere nel giro di qualche giorno un attestato di deposito o comunque l'autorizzazione, e quindi di accelerare le procedure saranno più veloci. Beh, con Sicilia e Toscana hanno ormai da tempo, diciamo, questo gemellaggio, e assolutamente l'invito che mi è stato rivolto a essere presente oggi a portare la nostra testimonianza è proprio molto importante, proprio per
creare una sinergia a livello nazionale su questo tema. I tre temi che si trattano oggi, norme tecniche, sisma bonus e piattaforma, sono tre temi chiave per lo sviluppo della professione, e quindi più diciamo professiamo questo mantra a tutti i livelli e meglio è sicuramente per la nostra comunità di professionisti a livello nazionale. E così lo sblocca cantieri si realizzerà in qualche modo? Lo sblocca cantieri, come è stato detto anche oggi nelle altre relazioni da parte degli altri appunto intervenuti, è un po' una misura diciamo palliativa di un problema strutturale del nostro diciamo non sviluppo del comparto edilizio. Sicuramente aiuterà a risolvere qualche problema, ma non è la soluzione che noi stiamo cercando. L'iniziativa direi che è fondamentale, incontri di questo genere, convegni di questo genere dovrebbero essere sempre più diciamo incentivati. Ritengo che solo attraverso questa interlocuzione pubblica, quindi della pubblica amministrazione con i professionisti, si possa arrivare effettivamente alla risoluzione delle criticità principalmente e all'applicazione al meglio della normativa. Ecco, la Sicilia ne presenta tante criticità, vero? Allora, la Sicilia presenta diverse criticità, ma è anche vero che proprio da un punto di vista sismico, grazie proprio allo sblocca cantieri, si è riuscito proprio in Sicilia a diciamo porre in essere una norma che è il decreto dirigenziale 189 del 2019, che fa la differenza anche per le criticità, mettendo nelle condizioni intanto i committenti per le richieste di autorizzazioni sismiche ed i professionisti che si occupano tecnicamente di portare avanti gli atti autorizzativi, di semplificare effettivamente tali procedimenti. E quindi devo essere sincero, è la prima volta che queste criticità in questo settore sono superate e la Sicilia è in questo senso una delle regioni che ha portato avanti per prima questa possibilità. Con la piattaforma sismica Sicilia la dematerializzazione e la semplificazione amministrativa avviene proprio con la possibilità per il tecnico di presentare le richieste di autorizzazione sismica negli uffici del Genio Civile direttamente dal suo studio e addirittura di poter interloquire con altri tecnici che fanno parte della catena di presentazione dell'autorizzazione sismica, per cui parlo del collaudatore, parlo del geologo, direttamente attraverso la piattaforma. Quindi è uno strumento di semplificazione messo a disposizione dalla pubblica amministrazione per il tecnico professionista. Oggi, mentre nella prima sessione si è parlato di quelle che sono le normative dei lavori pubblici, NTC 2018, di quello che sono praticamente tutti gli aspetti tecnici, nel pomeriggio il mio intervento vertirà soprattutto sotto l'aspetto pratico, quindi noi testeremo la piattaforma inserendo un progetto reale e far capire così ai liberi professionisti quale sia operativamente come si opera sulla piattaforma. Noi insieme al collega La Greca faremo una simulazione di come va caricato un progetto di natura strutturale, partendo quindi da una fase iniziale con la fase della registrazione, con la delega dei soggetti, ma anche come si caricano tutti gli allegati. Contestualmente comunque l'obiettivo è anche quello di suscitare, qualora ce ne siano, di necessità, un dibattito tra i presenti in modo tale da poter chiarire tutti quegli aspetti che magari in un primo momento non possono essere abbastanza evidenti. Quindi cerchiamo più che altro di dare un contributo ai professionisti presenti in sala. L'auditorium dell'Istituto Professionale Nicolò Gallo di Agrigento domani pomeriggio ospiterà la cerimonia di consegna dei premi teatrali Mascherone d'Oro 2019. Le maschere introdotte nel teatro greco nel 530 a.C. sono diventate un simbolo del teatro che l'AICS ha voluto usare per dare un riconoscimento ai componenti delle compagnie teatrali per l'attività svolta nel 2019. Sono diversi gli aspetti teatrali scelti. A consegnare i premi il decano degli attori agrigentini Nino Bellomo, l'attore e presidente della Fondazione Teatro Pirandello Gaetano Aronica e gli attori Giovanni Moscato e Giugiu Gramaglia. In coincidenza della festa di Santa Lucia, ai presenti verranno offerti degustazioni di cuccia e arancine. A presentare la serata sarà la nostra collega giornalista Margherita Trupiano.
il valore dell'agricoltura legata al turismo, ma c'è bisogno di sostegno. Vediamo. Un ottimo momento di confronto ad ampio raggio che ha visto la partecipazione di imprenditori, tecnici, istituzioni e politici è stato quello organizzato da Confagricoltura Agrigento qualche giorno fa. Agricoltura e turismo sono infatti un binomio in particolare nel sud, motore di sviluppo che necessita però di particolari politiche di valorizzazione delle produzioni e dei territori. La Sicilia in ciò può giocare un ruolo di primaria importanza. Si chiede anche una proficua collaborazione da parte delle istituzioni. Ecco, come regione quale tipo di presenza fate per sostenere l'agricoltura in un momento in cui abbiamo visto che ci sono state anche numerose calamità naturali che hanno contribuito sicuramente a peggiorare uno stato di crisi già esistente? Beh, intanto un connubio che per noi è diventato con il governo Musumeci assolutamente indefettibile, e cioè agricoltura, turismo e ambiente. In un tempo in cui tutti gli indicatori ci dicono che per troppi anni l'ambiente è rimasto terra di nessuno, noi stiamo lavorando con misure concrete, considerate proprio per la ricaduta che questo ha sulla nostra agricoltura e sui nostri fondi, che per la prima volta dopo 40 anni abbiamo finanziato la pulizia di 96 aste fluviali. Questo significherà, grazie anche all'attivazione dell'autorità di bacino del distretto idrografico, un maggiore controllo del nostro territorio, una maggiore tutela. E in campo agricolo, proprio per quello che sto dicendo, l'attività di prevenzione che dobbiamo continuare a fare costa certamente meno, forse anche la metà, dell'attività che si deve fare necessariamente dopo che si è procurato un danno. Siamo presenti, stiamo lavorando in grande sinergia, siamo fiduciosi. Decisamente sì, noi siamo sempre presenti perché riteniamo che le associazioni di categoria e l'ordine professionale debbano percorrere strade comuni per il bene del tessuto sociale, della società e dell'economia. La nostra professionalità, assieme ai centri di assistenza agricola, assieme appunto a chi gestisce quotidianamente le aziende agricole, le accompagnano in un percorso di produzione, di quotidianità, non possono prescindere dalla consulenza tecnica dei colleghi, dei dottori agronomi e dei dottori forestali. È una giornata particolarmente importante, ricca di interventi, soprattutto in questo momento storico di grande cambiamento e di chiusura di una intera programmazione, dove speriamo possiamo portare sul tavolo nuove proposte, nuove iniziative a tutela sempre di quella che è la nostra economia principale. Sì, io mi occupo di vino. Sono anche presidente di Assovini, che è un'associazione che mette insieme 100 produttori siciliani che esportano vino in tutto il mondo. Il vino attraversa un momento diciamo abbastanza buono, soprattutto se confrontato con il resto dell'agricoltura siciliana, quindi, come dire, da parte mia la giornata sarà dedicata a portare un po' il pensiero del vino, nella speranza che le pratiche del vino diventino pratiche di altri settori dell'agricoltura siciliana, che attraversa appunto un momento non facile perché siamo indietro nella programmazione, ma abbiamo tante opportunità, credo che vanno colte, per cui positività e voglia di fare. Allora, la produzione quest'anno è stata scarsa o addirittura abbiamo avuto produzione zero in molti comparti. Che cosa si può fare? Che cosa può scaturire da questa giornata? L'attenzione delle istituzioni nei confronti di un comparto che è quello dell'agricoltura, fondamentale per il vivere quotidiano, è un'agevolazione non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista fiscale, burocratico, insomma un po' di attenzione in più. L'agricoltura è un settore a cielo aperto che sempre di più ha sofferto, soprattutto in relazione a questi cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo, stanno provocando in continuazione dei danni. Abbiamo tante sfide, una delle sfide è l'architettura verde che ci chiede un po' la Commissione europea per i prossimi anni, e la Sicilia, dobbiamo dire che grazie alla superficie in biologico è quella che ha sempre di più risposto a questa sfida del green in agricoltura. Sicilia è una terra dove l'olivo, la vite, il mandorlo, tutte queste colture immerse nel verde mediterraneo riescono a dare un segnale all'ambiente e all'economia green più di tante altre cose. Proprio in questa direzione la scelta operata al governo regionale di aprire a tutta l'agricoltura biologica, in questi giorni proprio è stata presa questa decisione dal governo e dalla regione, in maniera tale che tutte le aziende che hanno partecipato al bando 2019 saranno finanziate per un importo annuale di 40 milioni di euro e complessivamente circa 200 milioni di investimenti.
Quindi questo, una grande attenzione al green e al verde, perché l'agricoltura con la sua grande qualità in Sicilia possa continuare a fare reddito e occupazione. Guardi, intanto è una giornata molto importante perché abbiamo il piacere di avere il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti e tutti i massimi dirigenti regionali. E il nostro contributo, come sempre, è quello di portare linfa al dibattito e come associazione giovanile sicuramente abbiamo un occhio di riguardo per quello che riguarda la politica giovanile inserita nei PSR, nei programmi di sviluppo rurale. In particolar modo stiamo vivendo adesso un periodo veramente difficile con la misura 6.1 che ha avuto diversi intoppi e comunque noi siamo sempre disposti al dialogo con le istituzioni a portare i nostri suggerimenti se del caso. Certo è che la situazione odierna è preoccupante, si rischia il disimpegno delle somme. Un motivo in più per essere sempre presenti in ogni occasione di dialogo con le istituzioni e con il mondo agricolo e la cittadinanza tutta. Un aspetto importantissimo è quello del ricambio generazionale. Oggi avremo modo di discutere di molti aspetti legati a questo fattore proprio fondamentale per la nostra agricoltura. La 6.1 prende in considerazione degli investimenti che le aziende agricole possono affrontare in modo da poter svilupparsi al meglio. Purtroppo oggi questa misura a causa di alcune sentenze è bloccata, pertanto noi chiediamo alle istituzioni una stretta collaborazione. Personalmente mi sento di dire che i giovani di Confagricoltura sono sempre presenti e convinti che il dialogo possa portare alla soluzione migliore. Prima pausa per la pubblicità. Ordine degli avvocati di Agrigento, si è dimesso il consiglio e adesso il commissariamento. C'è il servizio. Dopo la sfiducia al presidente arrivano le dimissioni del consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento. La notizia era nell'aria, così come era stata resa abbastanza nota la sfiducia dei consiglieri, malgrado l'interessato, ovvero il presidente Cremona, intervistato da Arturo Cantella, non ha voluto confermare e neppure smentire. Purtroppo non posso né confermare né smentire questa notizia perché i cittadini non lo sanno, ma gli avvocati lo sanno tutti, ci sono delle norme imperative che mi vietano di fare questi tipi di esternazioni. Non confermo né nego. Ma la notizia è uscita però. Sì, l'ho letta pure io che la notizia è uscita e mi meraviglio come i giornali. È uscita intanto è una parola che parrebbe una conferma, dunque ho letto questa notizia e mi meraviglio che i giornali, malgrado qua ho un abile giornalista che mi mette sotto torchio, e le fonti non si possono chiedere, lo sappiamo, la legge non si possono chiedere, però siccome diffondere queste notizie è severamente vietato. La sfiducia era stata una decisione unanime dei consiglieri dell'ordine. Dopo la comunicazione fatta al Consiglio Nazionale Forense sulle dimissioni all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, verrà nominato un commissario. La Sagra dell'Arancia a Ribera dal 20 al 23 dicembre. Una grande festa per celebrare l'agrume che rende famosa in tutto il mondo la città dell'Agrigentino. Margherita Truppiano. Cooking show, eventi e degustazioni dal 20 al 22 dicembre in Piazza Duomo a Ribera. Regina, lei, l'arancia. Su cosa salutare, bella da vedere, apprezzata ovunque e commercializzata in tutto il mondo, Ribera la celebra con l'edizione 2019 della Sagra delle Arance di Ribera DOP, che si annuncia con interessanti novità e si predispone per questo a registrare grandi numeri.
patrocinata dal Comune di Ribera in collaborazione con il Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP. Un programma ricco di eventi che si aprirà il 20 dicembre alle ore 17 con l'inaugurazione del Villaggio dei Sapori ospitato in corso Umberto I, che offrirà al pubblico prelibati percorsi gastronomici realizzati da ristoratori, pasticceri, chef e bibite a base di arancia. I tamburinari di Ribera allieteranno il centro storico con la parata e artisti di strada, animazione per bambini e gruppi folk, musica live, creeranno il clima di festa. Fiore all'occhiello della manifestazione saranno i cooking show, che saranno operativi ogni giorno dalle 18:30 e proporranno piatti innovativi elaborati da chef d'eccezione. Prevista la presenza dell'ambasciatore del gusto e componente nazionale di Eurotalk Italia, Gioacchino Senzale, di Anna Marano, scrittrice dello chef che ha rappresentato nel 2017 la cucina italiana a Parigi, Francesco Giallombardo e tantissime altre espressioni della cucina d'eccellenza italiana. Tantissimi gli appuntamenti, ne citiamo solo alcuni. Venerdì 20 dicembre il taglio del nastro da parte delle autorità e l'aperitivo di benvenuto. Sabato alle 10:30 un interessante convegno. Domenica il free walking tour e poi cooking show. Ogni giorno da non perdere. Chiusura con note di gospel e canti natalizi e con la grande novità a cena con gli chef. Vendevano kit medici contraffatti. Tre denunce dei carabinieri a Grotte. Nel paese dell'Agrigentino, i militari, nel corso di un controllo ad alcune bancherelle, hanno scoperto i prodotti sanitari messi in vendita da due siciliani e un laziale, denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il sequestro riguarda 33 kit medici molto pericolosi. Iniziative per il Natale nel centro storico di Agrigento. Ascoltiamo Mario Gallo, intervistato da Arturo Cantella. Siamo con Mario Gallo, l'anima del centro storico, che anche quest'anno vuole riproporre le tante iniziative per aggregare e passare un Santo Natale. Ecco, cos'è che organizzerete quest'anno? Quest'anno organizzeremo diverse cose, questo per allietare la città in maniera gratuita, perché vogliamo che tutta la città venga nel centro storico per passare un bellissimo Natale. Stiamo organizzando in sinergia con le altre parrocchie un unico percorso gastronomico e di spettacolo, che partiranno da San Lorenzo attraverso Via Neve, Via San Girolamo per finire al Duomo. In Via Neve, in Via San Girolamo in particolare, ogni sera faremo la ricotta con le novene, ogni sera alle ore 19. E tante altre cose, per poi il giorno 21, sabato 21, fare il festival delle novene, come abbiamo fatto ogni anno, che è una cosa bellissima. Per poi giorno 6, una chicca che faremo quest'anno e che è la prima volta che si fa nella città di Agrigento, è la festa dei Tre Re. Praticamente i Re Magi con i cavalli, con dei costumi d'epoca, partiranno dalla Madonna degli Angeli per andare verso via San Girolamo, dove praticamente ci saranno delle rappresentazione teatrale di Erode, eccetera, perché poi finiremo nel presepe del centro storico, dove praticamente i Re Magi consegneranno oro, incenso e mirra. Quindi gli spettacoli e gli eventi sono interessanti. Noi ringraziamo l'assessorato regionale al turismo che ci sta aiutando. Ma quello che noi vogliamo è che, ripetiamo sempre, che è tutto gratuito. Quello che a noi ci interessa è che la città possa venire là sopra a passare il Natale con noi, perché l'unico prezzo da pagare è la loro presenza. E adesso ultima pausa per la pubblicità e dopo di nuovo insieme con le altre notizie e servizi. Domani alle 17:30 verrà inaugurata la nuova sala polifunzionale e multimediale del centro antiviolenza di Agrigento. L'intenzione, dice la responsabile del centro, Antonella Gallo Carrabba, è quella di creare un polo costante di prevenzione con un continuo aggiornamento delle professionalità. La Scala dei Turchi potrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO. Lello Casesa. La Scala dei Turchi, patrimonio dell'UNESCO. La proposta del deputato regionale Michele Catanzaro impegna il governo musumeci e trova tutti d'accordo. Ed infatti
L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'ordine del giorno che impegna il presidente Musumeci a promuovere l'inserimento del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO della Scala dei Turchi, gioiello ambientale minacciato dall'incuria e dagli scarsi controlli. Alcune settimane, ricordiamo, l'associazione Mare Amico aveva lanciato l'allarme. La notizia faceva il giro del mondo. Caduti giù decine di massi per le abbondanti piogge, i detriti di pietra bianca sono crollati sulla collina della maestosa scogliera di Realmonte. L'eccessiva cementificazione intorno alla scala ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche e la massiccia frequentazione dei luoghi ha fatto il resto, dichiarava ai microfoni delle reti nazionali Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione. Adesso Michele Catanzaro, giovane parlamentare regionale, ha chiesto l'inserimento della Scala dei Turchi nell'elenco dei siti patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO ed è per questo che ha deciso, presentando una proposta approvata all'unanimità, di impegnare il governo ad avviare le procedure necessarie a tutelare quel tratto di costa tra Realmonte e Porto Empedocle, rappresentativo dell'identità della provincia di Agrigento e dell'intera Sicilia. Occorre avanzare la candidatura nel più breve tempo possibile per tutelare il sito naturalistico da eventuali ipotesi di intesa per lo sfruttamento dei diritti d'immagine e per ottenere le risorse necessarie alla salvaguardia del tratto di costa recentemente interessata da crolli e cedimenti della scogliera. Siamo giunti alla pagina sportiva. Carmelo Lentini ci parla di trattative concluse in casa Akragas. Con la riapertura nei dilettanti del mercato calcistico invernale di dicembre, l'Akragas ha provveduto a chiudere alcune trattative, sia in entrata che in uscita. La scorsa settimana è arrivato Giovanni Taormina, che ha debuttato brillantemente con il Geraci, mentre lo scorso martedì è stata la volta di Filippo Caternicchia, classe 99, un giovane centrocampista dai piedi buoni proveniente dall'Licata. Per quest'ultimo si tratta di un ritorno in Biancazzurro, avendo fatto parte della folta schiera di Under ai tempi della Lega Pro, accumulando tra l'altro alcune presenze significative. Riberese puro sangue, pur essendo un 99, possiede una certa esperienza e ricopre con disinvoltura diversi ruoli. L'Akragas sta puntando moltissimo sugli under di qualità ed ai quando si dice sembra che ce ne siano altri pronti ad arrivare. Nel contempo la società ha provveduto a smaltire i ranghi, per cui i giovani calciatori Facundo Graziano, Emerson Pilonetto e Cristian Pitrotto non fanno più parte della rosa biancazzurra. L'argentino Graziano si è trasferito al Città di Rosolini, in eccellenza. Il brasiliano Emerson Pilonetto si è accasato all'Ellera Calcio nell'eccellenza umbra, mentre solo Cristian Pitrotto e alla ricerca di una sistemazione. Intanto l'Akragas tutta l'attenzione l'ha rivolta al prossimo match che lo vedrà impegnato all'Esseneto contro il capolista Dattilo, che domenica scorsa ha conosciuto l'onta della prima sconfitta con il Canicati. Il tecnico Toto Vullo sta sottoponendo la propria rosa a un lavoro molto impegnativo per recuperare nella forma e nella tenuta quegli atleti provenienti da vari infortuni. Contro l'Akragas non giocherà Seccan, appiedato dal giudice sportivo. Infine, il prossimo turno si giocheranno in anticipo sabato i seguenti incontri: CUS Palermo Monreale, Geraci Don Carlo Misilmeri e Parma Val Mazzara. Decide di lasciare la società e viene accontentata. Parliamo di Maria Laura Patti, schiacciatrice della SEAP Dalli Cardillo Aragona. La società del presidente Nino Di Giacomo, considerata la volontà della giocatrice, ha deciso di accontentare l'atleta e la ringrazia per l'impegno profuso fin qui. Ed è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.